È bello ritrovarci tutti insieme qui per parlare di cultura con ospiti di grande livello, di livello nazionale. E in ordine, visto che l'ho subito tirato in ballo, allora la chiamo per prima, Michela Mazzano, giornalista, scrittrice filosofa. Grazie Michela, che sarà intervistata, anche per noi ci fa molto piacere accoglierla qui a Nizza, la Presidente della Biblioteca Astense, Roberta Bellesini Faletti. Buonasera a tutti. Finalmente, una settimana fa, siamo ripartiti con il weekend della fiera, con la 504esima fiera. E oggi finalmente si ricomincia con l'edizione di Libri in Nizza. In realtà Libri in Nizza non è mai stata interrotta e è stata studiata dall'assessore da Fulvio una soluzione differente sull'anno precedente, però la volontà dell'assessorato, dell'amministrazione di continuare a sviluppare attività culturali c'è sempre stata, abbiamo sempre cercato di continuare a svilupparla. Evidentemente ripensare Libri in Nizza, soprattutto nel 2020, come l'avevamo sempre immaginata, come l'avevamo sempre vista, quindi con la sala pienissima, con una grande turnazione di persone su tutto il Foro Boario, questo non si poteva assolutamente prevedere. Invece questa edizione diffusa che dura tutto un mese è sicuramente importante, quindi ci dà uno spunto di ragionamento per cercare di proseguire con queste attività culturali che sono sicuramente molto importanti. L'amministrazione ci tiene davvero molto. Questa sera inauguriamo ufficialmente il Festival Libri in Nizza, la 10ª edizione, un'edizione sicuramente molto importante e ricca di grandi figure e personalità di fama nazionale. Quindi io non posso dire altro che augurare a tutti una buona serata. Siamo alla 10ª edizione, ci lavoriamo giorno per giorno, per tutto il mese faremo in tutti i weekend attività culturali, sarà diffusa anche su tutto il territorio e questo credo che sia un altro valore aggiunto per far sì di non rimanere in un unico punto ma di svilupparla davvero su tutta la città di Nizza Monferrato. Buona serata a tutti e buon Libri in Nizza a tutti. Grazie Sindaco. Allora, mi è stato chiesto un saluto. Sono molto felice di avere un ospite così prestigiosa a iniziare questa rassegna di incontri di autori. Io ho assistito una decina di giorni fa, o una settimana di giorni fa, all'intervista con Giorgio Zanchini a Michela Mazzano, che è un nome, e quindi ci fa molto molto piacere cominciare con lei, e tra l'altro con un'intervistatrice di grande livello, perché sì, Roberta Bellesini aggiunge tra l'altro alle domande anche il sorriso e la sua esperienza anche alla Biblioteca Astense. Do la parola ad Antonella Cavallo, che ci ha proposto, consigliato i nomi di tutta la rassegna. Intanto vi ringrazio di aver accettato questa sfida, perché eravamo un pochino titubanti, abbiamo detto ma chissà se la gente ha di nuovo voglia di sedersi, di tenersi la mascherina. Invece voi avete ci consolate, ci fate vedere che invece le persone hanno ancora questo piacere, e questo fa molto molto piacere anche a noi. Grazie. Buonasera a tutti, non rubo spazio all'incontro, volevo solo dire che sono molto felice di vedere la sala piena, sono molto felice che il festival si possa realizzare. Siamo partiti, come diceva Ausilia, con grandi timori, poi dopo il successo del Salone del Libro qualcosa si è aperto e quindi abbiamo detto andiamo sicuri, abbiamo fatto il programma molto velocemente. Insieme con Fulvio Gatti abbiamo lavorato non per avere tante donne, ma alla fine abbiamo tante scrittrici e questo ci fa molto piacere. E partiamo proprio con una bravissima scrittrice, la voce a lei. Grazie. Buonasera, benvenuti. Allora, benvenuta a Michela. Michela
Marzano è filosofa, scrittrice e collabora anche con diverse testate giornalistiche. Insegna filosofia all'Université Paris-V e ha scritto circa una ventina di libri, fra romanzi e saggi. Dal 2013 al 2017 è stata anche deputata prima col PD e poi nel gruppo misto. Per capire me stessa dovevo capire la mia storia. C'è un punto di svolto nella tua vita che ha fatto venire meno delle certezze e che ti ha spinta ad affrontare da una prospettiva diversa convinzioni, sensi di colpa e anche il rapporto con tuo padre. E di tutto questo tu parli, oserei dire, proprio senza filtri in questo libro, Stirpe e vergogna, edito da Rizzoli, e ne approfitto anche per ringraziare la libreria che si è messa a disposizione, ovviamente per chi avesse piacere, Michela poi si fermerà ovviamente per autografarvi i libri. E inoltre se poi verso la fine dell'incontro qualcuno avesse piacere di fare qualche domanda, sarà ben accetta, grazie. Questo libro viaggia su due binari. Il primo binario ovviamente che si intersecano. Il primo binario è una ricostruzione storica. Il secondo binario invece è un percorso di autoanalisi. Tu parti da un segreto di famiglia in cui parli della scoperta del passato di tuo nonno Arturo, fascista convinto della prima ora, ma fai anche appunto i conti con te stessa, con le tue paure, con i tuoi dubbi. Cito una frase tua in un'intervista che ho letto recentemente. Perché nessuno ha mai detto la verità? Era un segreto di cui vergognarsi? Oppure un pezzo di storia inconsciamente cancellato? Sono stata pure io complice di questa amnesia, di rimozione inconscia? In questo libro le domande sono veramente tantissime. C'è appunto la narrazione autobiografica, ma c'è anche la dimensione generazionale, c'è la dimensione storica e ci sono veramente molte molte riflessioni. E c'è anche una parte di fiction, perché tante scene che tu racconti, legate ovviamente alla storia della tua famiglia, sono inventate o sono state comunque trascritte come ti sono state raccontate dalla tua famiglia. Vorrei cominciare con una breve lettura, un passo. Il passato non passa mai. È inutile illudersi che certe cose non succederanno più. La storia ci sorprende e ci coglie impreparati. Fino a quando non saremo capaci di rielaborarla profondamente, ci inghiottirà. Ci spingerà a ripetere gli stessi errori. Ci forzerà la mano e svelerà la nostra cattiveria. Tu in questo libro hai affrontato un periodo oscuro, molto travagliato della nostra storia, e l'hai affrontato direttamente attraverso la storia della tua famiglia. Tu scopri dal certificato di nascita di tuo papà una cosa che innesca in te una serie di perplessità, di dubbi. E poi ritrovi anche una teca piena di medaglie di tessere del ventennio. E inizia quindi da parte tua una ricerca spasmodica di documenti, ti immagini anche come potesse essere la vita dei tuoi nonni, di tuo padre. Cerchi spiegazioni, cerchi motivazioni, insomma ti immergi totalmente nella storia. E questo, ecco, è il primo binario del quale vorrei che tu ci parlassi. Che cosa scopri nel certificato di nascita del tuo papà? Allora, intanto grazie, buonasera a tutte, buonasera a tutti. Io sono molto felice di essere qui. Non ero mai stata in questa cittadina, quindi sono contenta di scoprirla. Solo una cosa volevo dire, perché infatti ti ringrazio di avermi chiamato Michela, e che all'inizio sono stata chiamata come il nome nazionale, e volevo dire che cos'è il nome nazionale. Io sono Michela Marzano, punto. Dopodiché
non è che esistono lumi nazionali o lumi provinciali, io penso che siamo più o meno tutti assolutamente uguali, quindi vabbè, era una piccola parentesi perché più volte ho sentito un nome nazionale, volevo dire cioè in che senso, anche perché poi tra l'altro vivo in Francia, quindi mi sono anche chiesta a un certo punto quale nazione. Allora, faccio un piccolo passo indietro. Quando dico faccio un piccolo passo indietro è perché per chi non mi conosce, io ho una storia come scrittrice, come insegnante, a un certo punto anche da un punto di vista più politico, anche se poi bisognerebbe intendersi esattamente su cos'è la politica, visto che io considero il mio gesto politico più forte l'aver lasciato il Parlamento ed essere tornata all'insegnamento, ma insomma, indipendentemente da tutto, ho una storia che non ho nessuna difficoltà a qualificare una storia di sinistra. Vengo da una famiglia di sinistra, vengo da un papà socialista, vengo da un papà che nel 1979, quando io avevo 8 anni e mezzo e mio fratello aveva 5 anni e mezzo, volle fortissimamente che vedessimo la serie televisiva Olocausto, nonostante le perplessità di mamma che diceva i bambini sono piccoli, forse sarebbe meglio aspettare, e mio padre insisteva dicendo no, devono sapere, anche se sono piccoli devono imparare e devono rendersi conto di fin dove può arrivare la cattiveria umana. Tutto parte da mio fratello che diventa papà, mio fratello è omosessuale, mio nonno partecipava a delle riunioni per mandare al confino, furono tante le persone omosessuali che vennero mandate al confino, molto probabilmente mio nonno avrebbe condannato, avrebbe diseredato, avrebbe disprezzato una persona come mio fratello. Questo per dirvi quanto di nostro, della nostra famiglia, c'è in questo libro. Quando io all'inizio, durante il primo lockdown, prima di poter avere accesso al fascicolo personale di mio nonno conservato agli archivi, ci sono tanti dossier di persone che sono state nella pubblica amministrazione, nei vari settori, che sono stati desecretati da pochi anni, ma io non potevo andare a Roma, ero bloccata a Parigi, non potevo scendere giù in Puglia, la mia famiglia è originaria di Campi Salentina, che è un piccolo paese in provincia di Lecce, non potevo tornare a Campi, non potevo andare a cercare nello scantinato delle cugine di mio padre, tra i pacchi che erano stati accatastati in questa cantina, quando la casa era andata in rovina, la casa dei nonni, e poi c'era stato un incendio che l'aveva devastata, quindi non avevo accesso diretto, cercavo su internet e vedevo associato il nome di Arturo Marzano a dei link che mi rinviavano agli interventi in Parlamento di mio nonno e i link che mi inviavano a mio fratello che, ironia della storia, nemesi storica, vendetta della storia, mio fratello storico, decise, quando era ancora ragazzino e studente, di lavorare e di approfondire la storia degli ebrei italiani che lasciarono l'Italia tra le due guerre. Quello che io vorrei sapere è quest'urgenza, la tua urgenza in quel momento è stata quella di voler consegnare a Jacopo, tuo nipote, provare a dargli la prospettiva di un mondo migliore o quantomeno un mondo più sincero, un mondo disposto a mettersi in discussione e nel contempo consegnargli una zia più pronta, più serena ad accompagnarlo nella sua vita. Allora, intanto la scrittura letteraria
perché un discorso diverso vale per i saggi più scientifici, quelli che magari uno comincia a scrivere anche rapidamente perché ha bisogno di fare il concorso. Infatti quando a un certo punto hai detto 20 libri, io ho fatto così perché sì, 20, ma c'è tutta una parte di studi, di libri più universitari che ho scritto all'epoca in cui... Voi vedete che qua c'è una cosa che tecnicamente si chiama lo strillo in un libro, ve lo leggo, che in genere è una frase, una citazione, in questo caso è una citazione del libro ma un po' tagliata perché era un po' lunga. Fuggo da quando ero piccola, fuggo dal mio passato, fuggo dalla colpa, ma qual è esattamente la mia colpa? È più lunga perché è... Sono fuggita dal mio paese, sono fuggita dalla mia madrelingua. Ecco, io ho vissuto per tantissimi anni fuggendo, cioè prendendo alla lettera quello che poi mi aveva insegnato mio papà. C'era una frase che diceva spesso mio padre: cosa fatta, capo ha. Che è poi quella frase che caratterizza le mentalità in genere molto pratiche. Ecco, io sono stata molto pratica nella mia vita. Ogni cosa fatta aveva un capo e dovevo passare alla successiva, compresi gli articoli nelle riviste peer review, come si dice, riviste scientifiche, o i libri universitari. Ne finivo uno, ne cominciavo un altro. Fuggivo, va bene, mi serviva per fare i concorsi, però non è quella scrittura a cui sono arrivata 10 anni fa, e da allora i libri ne escono ogni 2-3 anni, ne esce uno. Se e soltanto se c'è questa urgenza, cioè se e soltanto se ho qualcosa che a un certo punto mi chiede di essere raccontato. E se vi dico 10 anni fa è perché è nel 2011, quindi fra un po' quasi 11 anni fa, che ho scritto, intanto sono tornata all'italiano, perché molti di questi libri che poi sono stati tradotti in italiano li ho scritti in francese, quindi in un'altra lingua, a proposito di fuga. E sono tornata all'italiano con Volevo essere una farfalla, in cui io ho raccontato appunto di quando volevo essere una farfallina e pensavo che perché la vita fosse meno pesante dovessi perdere peso, che poi è stato il mio sintomo. A partire da lì ho scoperto e capito che la scrittura era e doveva essere l'urgenza, e ogni qualvolta ho scritto è perché c'era qualcosa che si imponeva. Quando ho scritto e pubblicato L'amore che mi resta, che è un libro che racconta la storia, un romanzo di pura fiction, che racconta la storia di una mamma, che è la voce narrante, che si chiama Daria, e racconta la perdita della figlia, perché la figlia Giada è morta, il mondo si sbriciola e lei pensa di non poter sopravvivere alla perdita della figlia, è perché c'era questa urgenza di provare a raccontare cosa fosse la perdita più devastante. Quando poi ho scritto Ida, c'era l'urgenza di raccontare un altro tipo di perdita, che è la perdita dell'identità. Quando una persona si ammala di Alzheimer o di demenza senile, che perde pezzi, non si riconosce, è sempre la stessa persona di prima oppure no? Che cos'è che perde e che cos'è che resta? In questo libro, con questo libro, ho capito per quale motivo fossi perseguitata dal tema della perdita. E quindi l'urgenza era, da un lato, quella di trasmettere non solo a Jacopo, a mio nipote, tra l'altro il 2 novembre, quindi pochissimo tempo fa, è nato il fratellino di Jacopo, Orlando, quindi adesso sono due, Jacopino e Orlandino, come li chiamo io, per cui sono una zia felice, anche se la prima volta che ho preso Jacopo tra le braccia, quando era piccolino, appena nato, la prima cosa che mi è venuto da dire è stato amore della mamma. E poi mi sono dovuta mordere la lingua, perché no, non era l'amore della mamma, era l'amore della zia, il papà era mio fratello. Ma era mentre stavo scrivendo il libro, era ancora la fase della rielaborazione di questa perdita. Ma appunto,
appunto, quindi da un lato questa urgenza e dall'altro lato anche rimettere un po' insieme le varie perdite che ho scoperto essere state di fatto le perdite di mio padre. Per cui da un lato c'è il messaggio, un passato meno pesante, meno scuro ai miei nipoti, dall'altro raccontare a papà la sua storia e cercare di spiegargli perché papà di fatto ha sempre maledetto la vita. Buonasera a tutti i nostri spettatori di Telenizza, buonasera alla professoressa Michela Marzano, docente universitaria a Parigi, editorialista per La Stampa e Repubblica e tantissime altre cose. Grazie, buonasera a voi. Acuta pensatrice del nostro tempo. E lei è qui a Nizza per presentare il suo libro, l'ultimo libro, uscito il 5 ottobre, Stirpe e Vergogna, in cui lei fa i conti con il suo passato e con un nonno fascista della prima ora, che anzi ha contribuito a fondare il fascismo, in cui la sua storia personale e familiare si intreccia con la storia d'Italia. Come lo descrive il suo libro, memoir autobiografico? Bella domanda. Allora, in realtà è un libro che cerca di rompere un po' le barriere tra i generi letterari, nel senso che c'è una parte di fiction, c'è una parte di memoir, c'è una parte di riflessione. Per cui c'è una narrativizzazione della mia storia, però quello che è importante è proprio il fatto di partire da me per permettere al lettore e alla lettrice di sentirsi accolto a casa mia per poi poter immaginare e tornare indietro nella propria storia. Un viaggio in cui lei si racconta senza filtri al lettore. C'è proprio lei nel... Allora, senza filtri, qualche filtro c'è. Io dico sempre una cosa ai miei studenti, alle mie studentesse, che un conto è la verità, altro conto è la trasparenza. Cioè, un conto è dire vero, altro conto è dire tutto. Allora, io tutto quello che racconto credo che sia vero. Però è anche vero che magari qualcosa per proteggere me stessa me la sono tenuta per me. Certo. E quando decide di diventare filosofa, come arriva a questo percorso? Allora, guarda, io in realtà inizialmente decisi di iscrivermi a filosofia perché volevo avere gli strumenti logico-argomentativi per mostrare a mio papà che non era vero, che era lui che aveva sempre ragione. Dopodiché ho scoperto due cose. A, che nonostante gli argomenti impeccabili, papà continuava a voler aver ragione lui. B, è la cosa più interessante, che la filosofia è una porta di entrata nel mondo della letteratura fantastico. Infatti siamo in tante, soprattutto tante donne, che siamo scrittrici, ma partiamo dalla filosofia. Dal pensiero. E per concludere, cosa si sente di dover dire ai giovani? Non abbiate mai vergogna di ciò che siete, andate avanti, ascoltatevi, siate curiosi, abbiate coraggio e la vita la costruirete voi sulla base di quello che volete e sulla base di quello che cercate. Su questo messaggio ringraziamo la professoressa Michela Marzano e concludo con il desiderio di essere un giorno suo allievo. Ah, che carino, grazie. E... vieni a Parigi. Vengo a Parigi. Ti aspetto. Grazie. Buongiorno a Walter Lazzarin, scrittore per strada. Walter, lei, dopo essersi laureato in economia aziendale e in filosofia, dopo aver insegnato filosofia, decide nel 2015 di fare una scelta radicale e di cambiare vita. Come nasce lo scrittore per strada? Allora, nasce da uno dei periodi più brutti della mia vita. Ero molto dubbioso se continuare con quello che stavo facendo, cioè insegnare in modo molto precario, se stare a Rovigo, e per un anno ho scritto in un foglio idee che dovessero convertirsi in un progetto che unisse le mie due principali passioni. Cioè scrittura e viaggi. Ti taglio un po' di cose, alla fine mi è venuta questa idea qui, ho dovuto solo un po' cercare di perfezionare il format e nell'ottobre 2015 sono partito con la mia macchina a scrivere da Roma e da lì in poi ho viaggiato per tutta l'Italia. Lei viaggia sempre con la sua macchina da scrivere, ne ha cambiate diverse nel corso dei suoi viaggi.
se stavamo vuole facendo un conteggio, tra l'altro, forse ne ho usate 7-8. Adesso sto usando, credo che sia una sottomarca della Olivetti. Tendenzialmente uso le Olivetti, che sono anche insomma storia della nostra cultura italiana. Bene, perché lei scrive proprio durante il viaggio, scrive proprio davanti ai passanti. Diciamo che la cosa che cerco di fare è portare la narrativa nell'arte di strada, quindi compongo questi racconti, propriamente sono per strada, questi racconti sono tautogrammi, e poi spaccio copie dei miei libri, e appunto ormai sono più di 6 anni che lo faccio. Più di 6 anni che lo fa, e vogliamo dire cosa scrive lei? Principalmente tautogrammi, che sono componimenti letterari costituiti da parole che iniziano tutti con la stessa lettera. Faccio la definizione di tautogramma. In tautogramma è componimento costruito con componenti che cominciano categoricamente con caratteri coincidenti. Quindi è un tautogramma che descrive che cos'è un tautogramma. Esatto. Bene. Lei ha anche un canale YouTube, se ci vuole raccontare l'esperienza del canale YouTube. Un'esperienza piuttosto difficoltosa, nel senso che gestire un canale YouTube non è semplice, gettare contenuti nuovi ogni settimana. Comunque, insomma, cerco di parlare un po' di libri, un po' di filosofia, e metto spesso vlog in cui faccio vedere a chi voglia, insomma, ciò che mi capita per strada. E a volte metto anche dei brevi tautogrammi. Bene, allora citiamo alcuni suoi titoli di libri, come 21 vicende vagamente vergognose o Animali all'avventura, che è quello per bambini, e Il drago non si droga, che invece è un romanzo. Grazie. Grazie a te, grazie a voi.